Venerdì 2 ottobre 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali dalla città. Ci spostiamo nell'Interland, sono terminati i lavori di riqualificazione della stazione FS di Sesto San Giovanni, che sarà inaugurata oggi alle ore 18. Per l'occasione è stata organizzata una grande festa con musica, attività e laboratori in piazza Primo Maggio. Gli interventi del restauro sono stati realizzati all'interno del progetto Tutta Mia Questa Città, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana. Il Movimento 5 Stelle del Comune di Milano ha presentato al Tribunale di Milano una denuncia per disastro ambientale in merito ai lavori per la realizzazione della nuova linea metropolitana M4 e al conseguente abbattimento di alberi in via Lorenteggio e via Largonne, operazione che secondo i grillini poteva essere evitata. Il sindaco Giuliano Pisapia ha definito la denuncia dei grillini l'ennesima buttata elettorale di chi non ha nessun argomento da proporre ai milanesi e ha poi aggiunto rischiano il reato di calunnia. E parliamo sempre del sindaco, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che ha mandato un invito via mail a decine di migliaia di famiglie milanesi, in particolare a tutti i ragazzi tra i 14 e i 22 anni, per un sondaggio riguardante la spesa pubblica. L'idea è quella di coinvolgere i giovani milanesi nella decisione relativa alla spesa di circa 9 milioni di euro del bilancio comunale. In seguito sarà possibile aderire a 3 giorni di dibattito pubblico e a svariati workshop da cui scaturirà una lista di progetti che verrà votata online da tutti i cittadini. Rimaniamo sempre in comune perché prosegue a Palazzo Marino il dibattito sulla riforma del decentramento amministrativo per la realizzazione dei nuovi municipi che andranno a sostituire le 9 zone di Milano. Ieri è stato deciso dai consiglieri comunali che saranno 31 i consiglieri per ogni zona. I municipi avranno la possibilità di creare comitati di quartiere, decisione utile per la gestione delle zone più ampie e periferiche. Inoltre l'iniziativa consentirà ai cittadini di avvicinarsi maggiormente alle istituzioni. Tale provvedimento è stato approvato all'unanimità, si dibatte ora sulle modalità di elezione dei sindaci dei vari municipi. E con questa notizia è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento come sempre a lunedì con la nuova puntata di Good Morning Milano, ma domani, sabato 3 ottobre, vi aspettiamo dalle ore 13 per la diretta della manifestazione Le Nostre Vite, La Nostra Libertà, in diretta da Piazza del Cannone alle ore 13. Buon weekend a tutti!